Buongiorno Svapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, bentornati. Freemax con un prodotto innovativo, ma soprattutto abbordabile a tutti. Questo esperimento con la flash review in un minuto, poi vi faccio vedere anche un'altra cosa da vicino con la mirrorless, ma partiamo. Per un attimo a testine devo dire niente male. Una doppia mesh pro come coil, una loro fatta da loro, e l'atomizzatore, partirei con quello dicendo che le resistenze sono il punto forte di questi prodotti. Sì, perché Freemax inizialmente si muoveva con atomizzatori di quelli usa e getta, e in questo caso ha voluto utilizzare le stesse resistenze ma intercambiabili. Io sto utilizzando la resistenza da 0,15 ohm, utilizzandola a 75 watt è uno sballo. Si possono effettuare tiri prolungati senza aver rischio di andare a steccare. L'atomizzatore è un 25/26 mm con una capacità di 2 ml di tenuta, facile da rifillare grazie all'apertura classica alta. Devo dire che anche lo stile dell'atomizzatore e anche del kit in generale è veramente ottimo. Grande vaporosità, grande aroma, si prende un 8,5 aromaticamente, veramente uno forse potrebbe andare a prendere un TFV16 come aroma. Si può andare al massimo a 85 watt di potenza con le resistenze. Non si scalda, la cosa migliore è che non c'è il vetro, ma teoricamente dovrebbe essere un materiale tipo plastica che è difficile da rompere. Vi garantisce un ottimo tiro aperto, ma anche un ottimo tiro contrastato. Resistenza al calore 9. Che dire di questo atomizzatore? Aromaticamente gli do un 8,5. Nuvolosità garantita con un aroma che potrebbe prendere tranquillamente quello di un TFV16. Resistenza al calore un 9, perché nonostante i tiri a 80 watt è ancora bello tiepido neanche. Ma parliamo ora della box. La box, ragazzi, ha una innovazione non indifferente. Passiamo alla mirrorless. Ragazzi, ecco quello che volevo mostrarvi da vicino. Se noi accediamo, ci faccio vedere, il menu è a 74 watt con due batterie. Se noi accediamo al vano delle batterie e ne togliamo una, andiamo a richiudere. La nostra box non si è spenta, ma rileva solo una batteria. Se noi andiamo a aumentare il wattaggio, arriverà al massimo a 80 watt, quindi si può utilizzare tranquillamente sia in single battery che in dual battery. Questa è la novità di questo prodotto. Se vedete, ragazzi, non ci dice come mettere polo positivo o polo negativo, quindi se io adesso vado a mettere tutti e due i poli positivi verso il basso, la nostra sigaretta elettronica comunque funzionerà. La nostra sigaretta elettronica rileverà tutte e due le batterie, quindi non c'è l'obbligo di mettere per forza polo positivo o polo negativo verso l'alto o l'inverso. Potete gestire le batterie come meglio credete. Questa è la cosa innovativa di questa Freemax Maxus.
Insomma, avete visto qual è la novità? Diciamo che è una cosa sì utile, ma secondo me in un certo senso non molto. Nel senso che avrete sempre una box dual battery, però con una sola all'interno, quindi le dimensioni rimangono quelle di una dual battery. Comodo se magari avete solo una batteria dietro, ma secondo me se volevano fare una cosa del genere avrebbero potuto provare a fare, a rendere una box smontabile, quindi togliergli uno spazio delle batterie per ridurla a single battery, però ovviamente il prezzo sarebbe aumentato vertiginosamente. Invece così, se voi volete avere una box da Flavor, potete montarci una 18650 e arrivare a 80 watt. Secondo me è cosa molto intelligente, ben studiata e soprattutto innovativa, quindi una cosa nuova. Gestione delle batterie è veramente meravigliosa, la sto utilizzando da 3 giorni, siamo a metà batteria. Quindi ottima, devo dire veramente. Veramente una box basilare, perfetta per chi vuole entrare nel mondo del cloud chasing, così potrà scegliere se utilizzarla in singolo o in dual battery. La box, ragazzi, se voi avete già un RTA, è fantastica anche con atomizzatori rigenerabili, perché la potenza sono 200 watt effettivi, belli spinti, legge resistenze fino allo 0,1 ohm, ed è una batteria carina, compatta, forma abbastanza differente rispetto alle altre, bella soprattutto la colorazione, la possibilità di mettere vari colori nella nostra box. Dall'altra parte invece bella semplice, ragazzi, è una box perfetta per chi vuole un upgrade, magari una box in single battery, o magari vuole iniziare e non sa se scegliere un mondo di cloud chasing o Flavor. Potete sceglierlo voi, se volete iniziare con un Flavor, una batteria, se volete andare di polmone ne aggiungete una più avanti. Ragazzi, che altro dire, il video può concludersi qui. Ringrazio Freemax per avermi mandato questo prodotto innovativo, veramente secondo me ottimo e da tenere sott'occhio. Dal mio angolo dello swap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi buona domanda a tutti, ciao belli!